Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà. Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli gli disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono: lo possiamo. Ed egli disse loro: il mio calice lo berrete, però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me a concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio l'ha preparato. Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra di voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra di voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Carissimi, buongiorno a tutti. Oggi il Vangelo ci consegna la parola chiave, la parola umiltà. Senza l'umiltà, dice Santa Teresa d'Avila, il cammino del cristiano non è un vero cammino. Il cristiano non riesce a progredire né spiritualmente e né umanamente. Gesù questo ce lo fa comprendere bene nel Vangelo, quando questa madre di questi due discepoli si avvicina a Gesù e dice: voglio che i miei figli siedano una alla tua destra e una alla tua sinistra nel regno. Ma Gesù vuol far comprendere la madre di questi due discepoli, vuol far comprendere ad ognuno di noi che il regno di Dio non è una questione di potere. Il regno di Dio noi non lo acquistiamo governando, spadroneggiando. No, il regno di Dio noi lo acquistiamo con il servizio, noi lo accogliamo con il servizio e noi regniamo con il servizio. E questo è il potere dei figli di Dio. Il potere dei figli di Dio è il servizio, è il servire gli altri, il servire il prossimo e amare i fratelli. Anche in paradiso, quando noi, come dire, ci auguriamo di essere quel giorno davanti a Dio a regnare con Lui, noi regneremo, ma regneremo servendo Lui, lodando Lui, ringraziando Lui. Ed ecco, il Signore non guarda a chi ha tanti terreni, tanti appartamenti, tante case, non a chi ha tanto potere, ma a chi tanto può servire, chi tanto può amare, chi tanto può donare, o meglio ancora, chi tanto vuole donare. Ebbene, il Signore si china sempre sugli umili, lo ha dimostrato nella vita di Maria di Nazareth, quando Maria stessa dice: il Signore ha guardato all'umiltà della sua serva. E ce lo dicono tanti santi delle loro vite: Dio ha scelto persone che magari erano ritenute le persone forse anche più inutili della società, o pensiamo a Bernadette, o tanti altri santi. Dio li ha scelti proprio per l'umiltà, o altri li ha convertiti all'umiltà. Vediamo San Francesco d'Assisi. Allora ecco, l'umiltà ci attira grazie, l'umiltà ci ricolma di grazie, l'umiltà ci fa dire grazie. Allora chiediamo al Signore questo grande dono, il dono incomparabile dell'umiltà. Signore, fa sì che noi non siamo presi dal desiderio di diventare grandi su questa terra, di non aspirare a cose troppo alte, di piegarci invece a quelle più umili, di non farci un'idea troppo alta di noi stessi. Quindi ti preghiamo di essere tuo imitatore, tu che sei venuto per servire